Gianni Bracioli dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo alla seconda giornata in compagnia di Andrea Deliberato. Il Deliberato ormai è una presenza che in ognuno di questi appuntamenti abbiamo sempre potuto avere su Liberi TV e gli chiediamo ovviamente un primo impressioni su come stanno andando i lavori, ci sono vari temi, vari argomenti interni, esterni, molto si parla di Grillo, ma anche della situazione radicale interna, le varie associazioni, le riunioni che sono state fatte in giro d'Italia. Così sicuramente ci sono tante cose da dire, ma li approfitterò un po' il mio intervento che farò domani sarà incentrato più su quello che ormai secondo me è il necessario salto culturale che dobbiamo, non singolarmente, ma come partito, come movimento politico, essere capaci di compiere verso il digitale e verso la rete, perché senza quello diciamo sono abbastanza pessimista. Però ecco, volendo dire cose che secondo me sono più importanti, un po' come ha detto anche Massimo Lorenzo, Strick Rivers, le cose interne radicali non è che non siano importanti per nulla o non siano degne di approfondimento di dibattito. Secondo me, anche se sono quello di Marco Pannella, secondo me, io almeno dal mio punto di vista, dalla mia visione, subordino tutto questo proprio a un salto culturale che il Movimento 5 Stelle è stato l'unico quello che ha fatto. E però allora lì sono d'accordo molto con Lorenzo quando dice che dobbiamo anche costruire qualcosa di alternativo, di simile, ma di alternativo al Movimento 5 Stelle, portando la nostra cultura, la nostra istanza. In quanto riguarda l'organizzazione, è chiaro che in qualche maniera si dovrà affrontare anche questo tema, perché per esempio le associazioni cominciano ad essere anche troppe, molte vivono in uno stato semicomatoso o semivegetativo, per cui non so quanto servano, quanto piuttosto drenino risorse. Ne nascono di nuove, se ne propongono di nuove, quella per l'amnistia, la giustizia, però rischiamo anche di fare tanti doppioni. Secondo me un minimo di razionalizzazione serve. Non sono tanto in grado io neanche di pesare bene tutte le cose nel punto di vista finanziario economico, né politico, neanche di rapporti interpersonali, anche equilibri politici che ci sono. Però credo che insomma serva una ristrutturazione. Temo però che questo sia un tema che rischia di monopolizzare il dibattito, sul quale stiamo di spendere troppe energie. Quindi forse sono un po' tra virgolette violento, ma vorrei una ristrutturazione anche molto decisa, molto rapida, perché penso che i problemi insomma sulla vita d'Italia siano ben altri. Credo di pensare veramente a bene il nostro paese e non penso che l'organizzazione del movimento radicale sia un problema, è un problema per noi, stiamo davvero di risolvercelo quanto prima. Non so, poi vedo che alcuni vogliono anche mettere in discussione un po' quello che è il ruolo, la funzione di Marco, ma possono farlo. Non qui, perché delle volte veramente leggendo delle proposte, dei messaggi, si sembra quasi che si voglia passare una sorta di esproprio proletario. Scusa, su questo, ma su questo qualcuno esplicitamente si è espresso sulla rimozione della rottamazione di Marco? Ma sì, io ho letto vari documenti. No, io parlavo qua in comitato. In comitato? Però sono girati dei documenti, delle volte anche sottoscritti da più di una persona, quindi qualcuno la pensa così, c'è. Lo trovo abbastanza impossibile, nel senso che sono state fatte già altre esperienze radicali, negli ultimi anni, adesso non voglio parlare di cose, perché allora Felice Cavallotti e Bertani, vabbè, lì era un'epoca che Marco neanche era nato, però è stato un movimento federativo radicale, i radicali di sinistra, i formatori liberali, poi si può riflettere anche su che vita abbiano avuto, come siano nate e come siano finite, per cui perché là, si accomodassero, io sembrerò probabilmente penso sia stato rinfacciato un pannellato, io però so per quanto mi riguarda, sicuramente a seguire Marco tutte le sue iniziative, ne scelgo di alternative e anche con le seguo anche con interesse, però non è detto che mi possa avere voglia di farne parte. Senz'altro c'è un'affermazione ricorrente che dove sta Marco,
Ma io quello che ti voglio chiedere è che un problema non ti viene da chiederlo anche proprio dopo le esperienze. Ti sostituisce la scheda. In qualche modo storicamente si pongono in questo momento elettorali in questa mese di sequenza libertà. I radicali, Marco. I radicali sono lo stesso tanto, non Marco serve radicali, ma anche i radicali serve. Tu ce l'hai da tantissimi anni questa. Perché in una democrazia in qualche modo se si vuole entrare in istituzione, provare a cambiarla, a me se sia un partito, queste cose, un partito che non è un partito, non si viene un partito, vabbè, comunque sì. Se ti fa la raccolta dei figli qualcuno la devi fare. Quindi comunque sia una militanza seria. Succedeva questo e quindi anche aggregarla anziché attendere che si lontani magari perché la signora perché quindi diciamo che è un po' una simbiosi tra Marco e Radicali, Radicali non volevo senza no, non sbaglio assolutamente proprio per questo mi divento completamente l'analisi e anche la proposta. Sono invece in totale dissenso sulla parte diciamo tattico-strategica. Quella di questi ultimi mesi mi è apparsa disastrosa, non condivisibile comunque da me. Anzi, mi è sembrato delle volte a bella posta se andasse a cercare una riconoscibilità o un risultato negativo. Vedi, ci sono delle cose che non cominceranno mai. E per esempio il rendersi riconoscibili di Pasolini. È una cosa su cui non sono d'accordo, non sono d'accordo con Emma Bonino quando dice per esempio no, azione del pensiero la... eventuale, non è neanche che dissento, la penso proprio al contrario, e anche su forma e sostanza, insomma, avrei delle cose da dire. Per cui io non ne sono dubbio, devo dire, se non saremmo capaci. No, ti dà una scrivina nuova. Di fare un certo tipo di intervento in direzione molto importante di Simone Sapienza, che ha parlato di influenza, che ha parlato di mità, che ha parlato di come il Movimento 5 Stelle è riuscito a ottenere i 250.000, 350.000 in piazza, e quello già è stato nel mio. Ecco, se si continueranno a manifestare, soprattutto in dirigenti così importanti, di ritardi culturali di questo genere, io sono molto pessimista, non sul fatto che ci siano proposte e analisi che mi convincono ci ho sposo con la ma sulla realizzabilità poi delle stesse per cui se si vuole insistere nello stampare per intenderci volantoni in cartaceo e nel tavolino per strada tutto questo documentario anni 70 e non in quello di anni 2010 la tentazione personalmente che ho di non essere radicale di non militare come radicale ma avvalendomi proprio e del spirito libertario dei radicali anche nel momento elettorale di magari rivolgermi a qualcun altro che sicuramente avrà un'analisi e una capacità di proposta per me meno condivisibile rispetto a quella radicale che però poi però magari in parte sarà coincidente e condivisibile per me e avrà poi delle chance elettoralmente di combinare qualcosa. Quindi, proprio rosamente, per dire, no? Radicale al 100%, Pidino al 52%, va bene, però nel momento in cui credo che nelle elezioni andiamo contro un muro, forse solo in quel momento lì si crede di affiancare questa mia militanza radicale con un altro tipo di militanza, però poi possa essere l'ultimo momento elettorale. Io lo sai, vedo sempre rinfacciato di essere intrista. Volevo addirittura l'accordo con col PDL, con l'FDD, no, certo, però perché? Perché credo che sì, allora, diciamo, ecco, pensate a non entrare due consigli comunali come l'assemblea regionale, ma essere nel Parlamento, quello dovrebbe essere prioritario, per noi davvero consideriamo prioritario l'amministrazione. Allora cambiare a due mesi dalle elezioni simbolo quando già da anni denunciamo che le nostre cose non vengono conosciute, ma allora a maggior ragione se ci è possibile farle conoscere a un mese e mezzo, due mesi dalle elezioni, cambiare brand, e quello è stata la negatività del risultato elettorale, in buona parte, ha inciso anche quello. Cioè io ne ho contezza e ci sono tanti elettori che non ci hanno cercato ma non ci hanno trovato perché era tutto sbagliato, non bisogna una scheda amnistia molto grande, no, c'è una scheda radicale, forse era una cosa del punto, forse sì, perché è una lista, si sa, forse invece la parola radicale invece è l'essenziale, simbola rosa nel pugno è molto caro dal punto di vista simbologico,
Potremmo anche continuare a usare questa Marco Pannella, va bene, allora è un buon onore a ridere il nome, allora come ha detto lei, una lista Pannella Bernardino, una lista Pannella e basta, o una lista Pannella Rappaccio, chi ti pare, con la stessa grafica, le stesse cose, sono stata la realtà, anche perché poi magari andando a vedere la lista, quando vedi che c'era Emma candidata, insomma in fondo, però che era quella cosa lì. Invece una grafica nuova, delle parole nuove e comunicate dove? Nelle tribune elettorali che non vede nessuno? Ma tutte le hanno viste recentemente? Allora, no, credo che non si possa, questo, sì, una questione del simbolo, io volevo chiedere, c'è stato un certo diciamo, susseguirsi il procedimento, ma poi alla fine è arrivato, è scaturito poi questo, è scaturito questo simbolo. E in un certo momento, inizialmente noi avevamo fatto un mini scoop, peraltro invitando Mario Staterini, e quando si era proposto di sumare, di volete. Sì, lo so. Che un pochino in rete, conoscendo, insomma, eccetera, eccetera, compagni più o meno, aveva suscitato un grande entusiasmo. Però questo grande entusiasmo poi ci aveva fatto c'era un po' di nostalgia, insomma, poi dopo lo sembra. Perché bisognava trovare un qualcosa che non, fosse, non facesse riconoscere una cosa radicale, anche se era promossa radicale, e poi si è passata a queste cose lì. Quindi, insomma, è proprio una questione strategica completamente diversa, e soprattutto non. Per niente, non dico che deve essere secondante, ma insomma in accordo con gran parte della militanza. Quindi questa militanza in qualche modo non è stata niente ascoltata. No, non lo so, perché non è che sono in grado di ascoltare io la militanza, non so neanche come si configuri questa militanza. Quello che so è che sicuramente questo rendersi riconoscibili per me è un'assoluta idiozia. Come uno che si rende riconoscibile lo trovo un po' coglione, credo che vada contro il marketing, che poi è una scienza, non è, non sono delle opinioni, è una disciplina ben precisa, esistono docenti universitari, esistono degli intellettuali che se ne occupano, autori di libri, esistono dei saggi, dei sapienti, per cui chiunque di questi potrà spiegarvi che quello che è stato fatto lo trovo una sola follia o un risultato, cercare a bella posta di non codere il risultato. E sono rimasto abbastanza sconcertato da questo, ma non perché abbia, perché non mi ero candidato in questa lista, non mi sarei candidato neanche in quelle cose nel punto, cioè non perché sia stato io personalmente deluso, andavo alla ricerca di un'eleggibilità che non voglio ricercare, né mai andrò a cercare di conseguire, però penso che per andare avanti della dell'amnistia sarebbe stato fondamentale avere qualche parlamentare, e per questo io poi dico, secondo me no, il taxi di storia non me ne frega niente, se devo andare alla Pisana, grazie, non scendo prima. Io avrei anche rinunciato, ho fatto compiere tutti i miei voti proprio su sto raggio, però no, no, serviva un accordo nazionale, mi sarei trovato col PD, poi con Monti, poi col PDL, ecco questo è un piccolo, e so che ci sia, che in faccia voglio fare Marco, lettera di Marco a Monti, Marco Chio, Marco Pannella, so, sì, segue il libro di Chio, sì. Vabbè, perché infatti poi reagisce, ma non sempre è con buon umore. Devi fare il cartaceo dei video. Ah, magari gli proietti li vedono. Ma io non lo so. Vorrebbe essere. E voglio dire, allora quando lui scrive a Monti, scrive la lettera che era rivolta prioritariamente a Monti, dopo al centro-sinistra e poi al centro-destra, nel momento in cui le informazioni le ho, allora è nel momento in cui però il centro-destra l'accetta, avrebbe dovuto dare coerentemente senso a quello, quindi sono d'accordo con la lettera, però poi nel momento che i più schifosi si vanno avanti, Berlusconiani, sono di Stato, questi vanno atteggiando molto radicale, perché se quello sposa il mio contenuto politico perché non devo. Invece no, allora lì si tira fuori no, perché c'è Maroni, respingimenti, Maroni assassino, no, consiglio non si può. Allora bisognava, ecco appunto che io faccio, non scrivere a centrodestra nella lettera, dire no, io faccio una bella, scusate a molti. Esclusivamente molto al centro-sinistra. E sicuramente si sono delle grandi possibilità, quindi non è che non mi. Voglio dire, io sono stato in disaccordo, non mi sento di dare torto, perché ecco, c'è una frase che è proprio molto bella, dire no, ma cioè, la colpa è di averci provato. Quindi io in questo senso sono molto solidale con lui, non voglio essere frainteso, però sarei aspettato e. Per cui lì, quando non ho capito la nostra storia, c'è nel senso perché dare tutta questa importanza alle elezioni regionali, è vero che i nostri consiglieri sono stati straordinari, però la priorità deve essere quella dell'amnistia, un ente locale, più che organizzare un convegno sul tema, non può fare. Perché la giustizia non è
anche in materia regionale. Vedo benissimo, ringraziamo Andrea Deliberato per questo contributo, gli diamo appuntamento ovviamente su libero.tv per queste e altre interviste, so che ogni tanto compare nella chat delle nostre trasmissioni di venerdì sera, lo ringraziamo e continua a seguirci. Sì, sì, certo. Grazie.